ragazzi, stasera facciamo del survival in cucina. Non scappate, eh? Adesso ve ne faccio vedere. Andiamo a vedere cosa userò stasera. Allora, abbiamo dell'ottimo cavolo nero, questo, un pochino di preparato per brodo, olio extravergine di oliva, una puntina proprio appena appena di peperoncino, ceci, aglio, una patata, una cipollina, un pochino di pasta di acciughe. E un po' di pane secco, raffermo. Praticamente mi farò una zuppa perché qui il tempo comincia a far freschino, è ora di cominciare a preparare zuppe e cose di questo genere. Allora comincio con il preparare il soffrittino, poi pulisco le verdure e vediamo come prosegue. Allora, ho sbucciato la patata, la cipolla, l'aglio e adesso provvedo a prepararle. La farò a tocchettini, quindi pratico delle incisioni in questo modo. Dopodiché ho la mia cipollina già preparata a tocchettini. Aglio e cipolla a posto, tagliamo anche la patata. Allora questa così. Preparo dei dadini piccoli di maniera che sia facile da cuocere. Ok, adesso metterò un fondino d'olio nella mia padella, il mio soffritto e intanto pulisco le verdure. Allora, in questo caso il cavolo nero io lo pulisco in questo modo, cioè praticamente elimino questa costa che è molto, ci mette parecchio tempo a cuocere, quindi taglierò via questo pezzetto di gambo, faccio questo lavoro parte e dall'altra e quindi tolgo questa costa. Effettivamente questa sarebbe saporita, quindi avendo del tempo e potendo far cuocere molto la preparazione, si potrebbe tagliare giù fine 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 fine, metterla insieme, lasciare bollire e ci sarebbe un più saporito, ecco. Ovviamente qui recupero tutte queste parti verdi che sono molto buone. Dopodiché passerò a lavare le foglie una volta che ho pulito tutta la verdura. Io l'ho fatto vedere col coltello, però evidentemente il lavoro di pulitura della foglia dalla costola si può tranquillamente fare a mano, eh. Cioè non è necessario fare i sofistici.
si fa forse anche prima, cioè uno lo cava a questo modo e lo tira fuori e ha la sua bella foglia morbida che poi andrò a sciacquare. Questi gambini teneri qui ho la tentazione sinceramente di provare a tagliarli giù fini e metterli dentro, poi dopo vedrò. Comincio a pulire e ci risentiamo. Ho acceso il fuoco del soffritto e ho lavato la verdura. Adesso qui a scolare, dopo praticamente la taglierò giù a pezzettoni grossolani per poterla unire al soffrittino. I ceci sono, ho preso quelli già cotti, quindi non hanno bisogno di molta cottura. Intanto preparerò col pane dei piccoli bocconcini da unire alla mia zuppa. Per il momento faccio questo lavoro di unire la verdura al soffritto che si sta preparando. Ci sentiamo tra un po'. Allora, ho messo il mio cavolo nero, ho preparato sciacquati i ceci. Praticamente non faccio appassire molto il cavolo perché voglio che lascia giù i suoi succhi dentro nell'acqua, o meglio nel brodo che poi metterò. Quindi vado ad aggiungere i miei ceci. Dopodiché aggiungerò il preparato per brodo. Io ho questo, però se uno riesce a farsi un po' di brodo vegetale ovviamente è una cosa molto più sana. Adesso vediamo se riesco a farlo scendere. Immagino che con una mano sola non ci riesco. Vabbè, comunque, dato per brodo, preparato per brodo, un po' d'acqua calda e lascerò cuocere almeno una mezz'oretta perché il cavolo nero vuole il suo tempo. Ci sentiamo a cottura finita in pratica. Nel frattempo preparo i crostini. Allora, per il crostino praticamente ho preparato due fette di pane secco, un bello spicchio d'aglio, a me l'aglio piace, va bene, quindi lo userò proprio tutto, metà da una parte, metà da quell'altra, bello saporito. Spicchio è rimasto proprio niente. Poi pasta d'acciughe, la spalmo ben bene sul pane in modo che entra per bene in tutti i buchi del pane. Adesso forse ne ho messa anche un po' troppa, ma in pratica non ho salato l'acqua, quindi anche se c'è un po' più di sapore non è proprio un problema. Questo poi lo taglierò giù a dadini, di modo che poi lo metterò sul fondo del piatto, metterò le verdure sopra o comunque insomma attorno, adesso vedo, e poi si mescola tutto e viene una cosa buona. A più tardi quando è cotto tutto. La zuppa è pronta, vabbè, è andata diciamo tra la mezz'ora e i 40 minuti, bisogna assaggiare ogni tanto il cavolo che sia bello morbidino ma non sfatto. E il piatto per accoglierla è lì che aspetta. Quindi io adesso con una mano farò dei disastri ecologici, ma comincio a mettere un pochino di brodo che mi allenta il pane. Ah, eccolo lì. E dopo sopra una bella porzioncina di verdura, ceci, patate,
Eccola. Ora facciamo conto che è praticamente un piatto completo perché abbiamo la verdura, abbiamo i legumi, le patate, il pane al posto della pasta. Più di così cosa si può volere? Vicino gli mettiamo un buon vino, un Sangiovese di Toscana e stiamo a posto. Grazie per aver guardato questo filmato e ci vediamo al prossimo giro. Ciao a tutti, ciao! Ragazzi, io mi sto facendo la seconda porzione. Oh, qua c'è scritto Junior Chef, non voglio prendere per il naso nessuno, scusate il cappello. Dai che me lo levo. A me sta roba piace. Cioè, non perché l'ho fatta io, magari se la mangio da un'altra parte è tanto molto meglio, però non so, sono cose semplici, naturali, costano quasi niente in pratica, basta solo la voglia di farle, ecco. Niente, così stavo pensando un attimo agli amici dei canali vari che guardo, che seguo. Volevo salutare qualcuno, così, non so, il cacciatore di zombie che ha inventato adesso qualcosa, un network, vediamo cosa ne esce. Peugeot, non si può fare a meno di sto canale, guardatelo. Roberto, il canale Unbreakable, scusate l'inglese, insomma non sono, comunque. C'è Taprap Bang, anche lui, i suoi coltelli, guardatelo, dategli un'occhiata. Ce ne sono tanti. C'è Robito è spagnolo e lo devo salutare perché fa delle cose, delle evoluzioni, non c'entra niente col prepper, con questo, con quell'altro, però ogni volta il video è uno spettacolo. C'è Montagna Vera, se volete guardare un filmato dove vedete la montagna, dove vedete la gente che effettivamente cammina sulla neve, sui ghiacciai, si sono fatti il Monte Bianco, dategli un'occhiata. Non so, io sicuramente sono iscritto a 30, 40, 50 canali, non lo so, io li seguo tutti, c'è Webcam Appennino, c'è... purtroppo i nomi sfuggono, quando uno deve parlare deve fare in fretta o si fa una lista, però dopo non so, è una cosa naturale. Boh. Cioè quasi tutti quelli che postano, che nei canali dove sono iscritto io guardo i filmati. Ecco, mi stavo dimenticando Gabriele 1979, spero di aver indovinato l'anno, fa dei bei video. Almeno alcuni io li apprezzo, altri magari meno, ma è questione di gusti, non si sta lì a sottilizzare, no? Cioè, ecco. Comunque, siamo qua. Io ringrazio tutti, ripeto, tutti i canali a cui sono iscritto io guardo i filmati, non commento a volte non metto mi piace, non so, comunque guardo tutto quello che una persona produce. Ecco, poi dopo qualcuno magari mi ispira un po' di più e quindi magari commento, faccio, forco, vabbè, insomma, comunque. Niente, era tutto qua. Volevo salutare un po' di amici. Ci sto mettendo anche un po' troppo tempo. Qualcuno si sarà anche rotto i cabbassisi. Vabbè, dai, io torno alla mia minestra qui, alla mia zuppa che mi aspetta, è meglio. Ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima.